fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano da guerre e povertà e invece trovano sistematicamente la morte nel viaggio verso quel sogno, subendo l'oltraggio dei trafficanti di esseri umani. E se poi sopravvivono agli abusi e alle avversità, devono fare i conti con realtà ostili, segnate da razzismo e xenofobia. Così il Papa nel messaggio per la prossima giornata mondiale della migrante e del rifugiato, che sarà celebrata il 17 gennaio 2016. Un testo che guarda l'attuale crisi umanitaria, la questione dell'identità di chi emigra, spesso annientata, l'urgenza del cambiamento e ancora il tema dell'accoglienza, che presuppone il no secco al silenzio e all'indifferenza della comunità internazionale. Il Cardinale Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. E noi, di fronte a questo fenomeno, non possiamo restare indifferenti e non possiamo nemmeno stare zitti, perché la Chiesa deve dare testimonianza chiara, creare una mentalità di accoglienza, di solidarietà, di non rigetto di queste persone. Non si può che esprimere il più sentito dolore di fronte a tali situazioni di sofferenza, perché sono uomini e donne poveri, affamati, perseguitati, feriti spiritualmente o fisicamente, sfruttati o vittime di guerre, che cercano una vita migliore. L'antidoto all'egoismo, secondo il Papa, è il Vangelo della Misericordia, è ancora lei la chiave della svolta, non intesa però come mera assistenza caritatevole, piuttosto come vicinanza e capacità di superare pregiudizi e paure coltivando la cultura dell'incontro. Dall'altro lato, Francesco sollecita le società a trovare risposte urgenti ai flussi migratori, con leggi chiare e praticabili e normative che, oltre all'accoglienza, prevedano itinerari certi di integrazione. Affrontare le cause delle migrazioni forzate è però ancora il primo passo da intraprendere per uscire dall'emergenza. Ancora il Cardinale Vegliò. L'Europa deve essere un pochino non solo comprendere, avere compassione, ma anche aiutare. E dobbiamo riconoscere che ultimamente l'Europa è più interessata a questo problema. Su questo insiste anche Monsignor Joseph Calatin Parabil, segretario della Dicastero. È indispensabile eliminare i problemi alla radice. Per questo l'impegno primario sta nell'edificazione della pace e della giustizia, avviando percorsi di riconciliazione nei paesi in cui sono in atto conflitti. La Chiesa è in prima linea, ma non può essere da sola, scrive ancora il Papa, ricordando alle comunità parrocchiali che vedono minacciata la loro tranquillità di essere custodi di questi fratelli migranti, difendendo il loro diritto a vivere con dignità e anche il diritto a non emigrare più, per contribuire finalmente allo sviluppo del paese di origine.